In piazza nord-est fra Padova e Pordenone sono scesi a migliaia. Lo sciopero generale per i diritti del lavoro si è di fatto trasformato in una protesta di massa contro gli accordi separati, quelli che CISL e UIL hanno concluso con il rinnovo del contratto dei metalmeccanici senza la partecipazione della sigla che raggruppa la maggior parte dei lavoratori del settore e che resta ben contraria all'iniziativa. Questo accordo che la Federmeccanica ha imposto, firmato da sindacati che rappresentano la minoranza dei lavoratori, è davvero un arretramento, ci fa tornare a 50 anni fa, perché si dà libera azione alle imprese sull'orario, si riduce il salario, si torna a mettere in discussione il diritto del pagamento alla malattia. La lotta, ha aggiunto Landini, è ora all'applicazione del contratto stesso, a tutte le certezze e le conquiste sindacali conquistate in tanti anni. In tutti gli interventi che si sono succeduti dal palco di Piazza dei Signori c'è sofferenza per questo nuovo strappo nella triade sindacale. FIM, UILM, Federmeccanica, dovrebbe interrogare anche gli altri sindacati dove vogliono portare questi stessi lavoratori, a cui non si può chiedere di non pronunciarsi sui contratti che determineranno la loro vita. Noi a questa prova decisiva che è stato il nostro sciopero generale ci ritroviamo ad avere aumentato il consenso tra i lavoratori e si può anche dire la stessa autorevolezza e il prestigio della FIOM sono aumentati tra i metalmeccanici e anche fuori della nostra categoria. E la risposta di oggi con questa piazza piena di lavoratori e le fabbriche svuotate è la testimonianza di questo fatto straordinario. Il modello del contratto Fiat per Pomigliano doveva essere unico ed invece si sta ricalcando per i rinnovi delle altre aziende. La CGIL lo avversa perché non applica la redistribuzione delle ore di lavoro, incentivando lo straordinario e quindi non creando nuovi posti e togliendo inoltre voce ai lavoratori in azienda. Ci rivolgiamo alla politica, a partire da Bersani, a quelli che si candidano a governare questo paese, che in Italia c'è bisogno di una legge sulla rappresentanza per impedire la pratica degli accordi separati e per dare lo stesso diritto che un cittadino ha fuori dalla fabbrica di votare, di partecipare alle primarie, diamoglielo anche dentro la fabbrica, e questo farebbe crescere il nostro paese.